Questo qua col Cornelio Perini, il mago dell'aerografo, famosissimo per i socaschi sportivi. E intanto Cornelio, come mai ti chiama Cornelio? Presumo perché era un dei parenti, perché è del nome vecchio, insomma. Sì, il nome del mio nonno. Vedi. Cornelio, che è un grande artista anche lui particolare. Ecco. Ascolta, e quando è che ti è venuta questa passione di pitturare? Ma senti che da sempre che sono un imprenditore industriale, però mio papà è stato un grande carrozziere, la Rigo, la metà macchine, scogliato. E anche tante altre robe, insomma. Allora all'interno dell'azienda, come carrozziere, ho un anno oltre, nell'85, venivo fuori sta roba per scherzo, che non mi portava a disegnare con l'aerografo a mano libera, creare delle robe, insomma, particolari, che sotto le superfici, questa pistoletta in miniatura, e alla fine della fiera, insomma, tra una cosa e l'altra, potuto esprimermi anche in un'altra maniera, mantenendo sempre una cosa importante, la carrozzeria, che mi rende bene la linfa, perché la carrozzeria, insomma, mio padre è stato un grande carrozzeria, porta avanti la tradizione, inizialmente anche con mio fratello Maurizio. Chi ti conosce Pantani dal vivo? Ah, gente che la fortuna di questo lavoro artistico mi ha permesso, con tanti motorshow di Bologna, tanti saloni internazionali del ciclo motociclo di Milano, e far lavori con tanti personaggi, tanti campioni dello sport, disegnare un po' per tutti qui a livello mondiale del sci e del ciclismo e anche di altre discipline sportive, soprattutto però sci e ciclismo, anche perché gli sport mi piacciono in modo particolare anche a me, e ho delle grandi soddisfazioni, perché insomma negli anni in cui gara i grandissimi, Pantani sicuramente è stata una persona straordinaria che ho avuto l'onore di conoscere, e aver che fare dei caschi negli anni in cui non era l'obbligatorietà del casco, e dopo tutto quanto, con sempre un rapporto strepitoso con la famiglia, fanno delle opere, dei caschi che vanno all'asta in beneficenza per la fondazione, perché Pantani bisogna ricordarlo non solo quando fai le grandi imprese, bisogna ricordarlo soprattutto anche adesso attraverso la fondazione, che è una cosa molto bella per aiutare di progetti importanti, per aiutare della gente che soffre. Certo. E un consiglio per i giovani che volessero fare questo lavoro? Ah, bisogna avere una passione fuori di testa, bisogna avere dentro nel DNA, perché non è semplice, nonostante tantissimi anni, ho iniziato nell'85, mi sono creato il mercato, questo qua è un lavoro particolare, una super nicchia che faccio veramente proprio in modo naturale, dove l'arte è vera al 100% senza artifici o cose del genere. E quindi la creatività, secondo l'ispirazione del momento, non è possibile tutto il giorno, per quello che la carrozzeria per me è fondamentale, però in tutto il tempo riesco a tirare fuori tutti i momenti importanti che scarico sul design, magari per certi lavori, e alla fine vai fuori delle opere uniche, esclusive, insomma. E in casco che ti stai lavorando per un grande campione adesso? Ma adesso momentaneamente, sempre in continuazione, ma avevo lì un casco del Christian, del Guido, per le macchine, quella famosa spaccata, fatta nella famosa a Kitzbühel, la famosa Strife, che è stata fantastico, quella che ha una velocità spaventosa, 80.000 persone, nel tempio del grande sci. E quindi è stata incredibile, perché la voluto fare la spaccata, che mi ricordo che la persona aveva fatto quarto o sesto, ha perso per pochissimo, aveva vinto un austriaco, praticamente non lo cagava nessuno in austriaco, era per il Christian, è impazzita la stampa, il pubblico, tutti impazziti. Grande che no. È grande anche Cornelio. Cornelio, lei è un carrozziere. Non profeta in patria, anche come artista, ma comunque alla fine dai, mi sentirei fuori delle grandi soddisfazioni lo stesso, andiamo avanti coi piedi per terra e basta andare avanti così, insomma. Sì, perché noi nessuno ti smette di dire che ti lavori all'estero, ti sei nata all'estero, ma all'estero abiti nella Repubblica di Vignole. Esatto, ecco. lì a Bologna, sì, vabbè. Un po' so. Anche le contrade, dico, sì, che sì, è una lotta tra voi, noi, i gazzi, a Gambor, dai. Sempre, comunque te sei ormai tra una repubblica, sì, te dai, sei dai, sì, ok. Grazie Cornelio. Grazie a voi e complimenti per tutto. Grazie.